Roberto, allora possiamo cominciare dicendo mannaggia, mannaggia quanti rimpianti. Mannaggia lo diremo fino a metà dicembre prossimo, credo. Quindi, però, perlomeno stasera è stata fatta una buona partita con una squadra di alcuni ragazzi che non avevano giocato tanto. Questi ragazzi, insomma, forse meritavano molta fiducia anche prima, no? Nella partita precedente, che dici? Dopo è sempre facile pensare. Aspetta un attimo, facciamo la traduzione. Sayın Mancini'ye soru geldi. Yazık oldu diyebilir miyiz hocam? Gerçekten bu maçın ardından elenmemiz, Dünya Kupası'na katılamamıza yazık oldu diyebilir miyiz? Tabii ki de hocamızın söylediği gibi sonrasında konuşmak kolay. Olup bitenlerden sonra her şeyi düşünmek, sonrasında söylemek her şey kolay ama olan oldu artık. Fazla bu konuda artık eklemek istemiyorum. Bugüne gelecek olursak çocuklar gerçekten iyi oynadı. Bugün fazla süre alamayan oyuncularımıza şans verdik ama bütün takım da övgüyü hak ediyor. Francesco Repice di Radio Rai, poi passiamo ai colleghi turchi. Ciao Roberto, buonasera. Da che cosa ripartiamo? Nel senso che magari questa partita può aiutare psicologicamente in qualche maniera. Non credo ti abbia dato tante indicazioni tecniche, nel senso che quello che già sapevi, insomma, a proposito di questi ragazzi che possono solo migliorare. Da cosa ripartiamo? Che indicazioni hai avuto? Che sensazioni tu hai avuto? Beh, ho avuto la sensazione che comunque i ragazzi volessero fare bene anche proprio per passare una serata un po' più tranquilla rispetto a qualche giorno fa, e quindi ci hanno messo il massimo dell'impegno, perché comunque era una squadra, non dico sperimentale, però molti ce non avevano mai giocato insieme, quindi mi sembra che questo sia un dato positivo. Sono stati due o tre ragazzi che hanno fatto bene, perché comunque la partita è stata una partita intensa, e quindi questo sicuramente servirà a loro per crescere. Sono queste partite qua che li faranno un po' crescere. Poi, insomma, le indicazioni da qualcuno, sì, da altri li conoscevamo, sappiamo benissimo quello che possono dare. E la seconda? Aspetta, traduzione. Evet, belki bugünkü maç sonuç olarak bir etkisi yoktu ama alınan bir galibiyet var önemli bir takıma karşı. Psikolojik olarak bunun olumlu bir etkisi olur mu ilerleyen günlerde? Evet, gerçekten bugün çok önemli bir takıma karşı galip geldik. İyi oynadığımızı düşünüyorum ki bugün fazla süre almayan oyuncularımızı sahaya sürdük. Genç oyuncularımızı sahaya sürdük ki aslında takımımız da genç oyunculardan kurulu. Halen gelişmekte olan oyuncularımız çok. Birbirleriyle uzun süre oynasalar da tabii ki de daha yapacak çok şeyimiz var. Bu maçı geride bıraktık. Şu an birkaç gün önümüzde sakin günler geçirmeliyiz. Daha sonra durum değerlendirmesi yapmak lazım. Se mi posso permettere, tu però cerchi sempre qualcosa di più dai tuoi ragazzi e in particolare da quelli che hanno magari degli strumenti tecnici che almeno in teoria dovrebbero essere superiori. Mi riferisco a Zaniolo, che tu hai sostituito alla fine del primo tempo, probabilmente perché ho visto anche discutere con lui nel corso della partita, proprio verso il finale del primo tempo, perché cerchi qualcosa di diverso, vuoi qualcosa di diverso da lui. No, io penso che Nicolò sia un giocatore che ha delle qualità e deve imparare a giocare con gli altri, perché poi la forza che ha e la qualità per andare al gol, quella l'ha sfrutta dopo, poi era stato ammonito, quindi per quello, però anche lui ha messo impegno su questo, io non posso assolutamente dire nulla, quindi sia lui che Scamacca, che Raspa, i tre in attacco comunque. Dopo i primi 10 minuti che aveva un po' di difficoltà, ha iniziato comunque a giocare, a tenere, a pressare, quindi insomma. Però è chiaro che sono giovani, quindi possono migliorare tantissimo, non poco, tantissimo. Traduzione. Evet, her zaman genç oyuncularla çalışmayı seven, onlara her zaman bir şeyler öğretip eklemeyi seven bir hocasınız. Bugün de baktığımızda ilk yarı maçın başında iyi başlamayan bir İtalya'yı gördük. Ama daha sonra oyunu dengeleyip ikinci yarıda üstünlük sağlayan bir takım gördük. Ne dersiniz? Evet, zaten bugün genç oyuncularımıza şans verdik. Özellikle hücum hattında Scamacca gibi, Raspadori gibi genç oyuncular var. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başlayamadık ama daha sonra dengeledik. Zaten gördüğünüz gibi golden sonra da gelen bir özgüven oldu. Bunlar genç oyuncular. Tabii ki de zamanla hatalarını telafi edecekler, kendilerini geliştirecekler. Önemli olan da bu. Pepe Di Stefano, Sky Sport. Una domanda, poi abbiamo due richieste dai turchi, per forza. Velocissimo, se è la nuova
la prima partita della nuova era per Roberto Mancini, cioè della nuova era Italia, e se Tonali da ora in poi sarà un punto di riferimento anche in campo come lo è stato questa sera, cioè con maggiore ancora continuità. Ma anche per Tonali non è semplice, perché comunque non ha fatto tante partite con noi, quindi il gioco è un po' diverso rispetto a quello che lui fa nel Milan, quindi anche lui deve un po' migliorare molto, perché anche lui ha qualità tecnica, qualità fisica, quindi anche lui ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, quando ci pressavano, i primi 10 minuti, così che non riuscivamo a giocare, appena ha trovato la posizione è migliorato, quindi anche lì sono cose che sono tutti ragazzi comunque che hanno fatto poche partite ancora, quindi avranno bisogno di un po' di tempo. Evet, az süre olan alınan oyuncularla başladınız. Acaba maça etkisiz başlamanın da birazcık sebebi bu muydu? Evet, genç oyuncularımız bu maça çıktılar. Bir arada da daha fazla oynamaları gerekiyor. Zaten rakibimiz birazcık ileri bölgede baskı yaptığında da ilk 10 dakika çok çok zorlandık. Bunu da hepimiz gördük ama daha sonra oyunu dengelemesini bildik. Due domande dai colleghi turchi, prego. Evet. Türkiye Türkiye. Roberto Mancini Türkiye'yi tabii çok yakından tanıyan bir hoca. Benim sorum biraz daha Türkiye ile alakalı, ilişkilerle ilgili. Türkiye'de çok fazla İtalya kökenli oyuncu var. Bertolacci, Biglia, kaleci Viviano gibi. Onları takip ediyor mu? Montella hoca, Vincenzo Montella çalışıyor. Onlarla olan ilişki nasıl, takip ediyor mu? Bunu merak ediyorum. Tabii Türkiye'de, daha doğrusu İtalya'da oynayan Türk oyuncularla alakalı da bir yorumu olursa dinlemek isteriz. Vorrei chiedere una domanda sopra la relazione turca-Italia, anzi che questa partita, perché lei, un allenatore che ha già lavorato, ha vissuto in questo paese, conosce molto bene, che anche adesso ci sono tanti giocatori come Biglia, Bertolacci, Viviano, anche altri, anche suo collega signor Montella lavora qui. Cosa vorrebbe dire per gli italiani che lavorano in Turchia? Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare a Istanbul. Posso dire che sono stato benissimo, infatti amo la Turchia perché insomma, mi sono trovato bene, il popolo turco mi ha accolto benissimo, quindi per me tornare in Turchia è sempre un grande piacere, ho avuto la possibilità di lavorare al Galatasaray e quindi faccio il tifo per la Turchia, per le squadre turche e anche per la nazionale sperando che vinca. Evet, benim de İstanbul gibi muhteşem bir şehirde çalışma şansım oldu. Diğer İtalyanlar da burada çalıştıkları için, oyuncular burada oynadık, bu ülkede oynadıkları için çok çok şanslılar. Ben zaten bir Türkiye hayranıyım. Burada çalışmak çok büyük bir şans. Galatasaray'da güzel anılarım oldu. Un altro, prego. İlker Yılmaz, Maçkolik. Bugün Türkiye'de sizi etkileyen bir oyuncu oldu mu? Oggi in questa partita c'è stato un giocatore turco che è piaciuto molto più di altri. Credo che Undera abbia fatto una buona partita, però io penso che abbiano dei giocatori bravi, giovani anche loro, hanno un bravo allenatore e credo che possano crescere moltissimo nei prossimi anni. Bugün beni etkileyen oyuncu Cengiz Ünder'di. Zaten kendisinin yeteneklerini ve kalitesini çok iyi biliyoruz ama genel olarak Türk milli takımındaki bütün oyuncular bugün güzel performans sergilediler. Ultime due domande, tu question, Sonic Soriola. One for you e poi Tomaselli il Corriere della Sera l'ultima, grazie. Metin Pek, Rantiu Spor. Avrupa şampiyonasında da Türkiye ile karşı karşıya gelmişlerdi. Bir yıl dolmadan bugün de Türkiye ile karşı karşıya mücadele ettiler. Yeni bir hoca, yeni bir sistemle karşı karşıya oldu bugün milli takımımız adına. Acaba kendisi bu değişikliği nasıl yorumluyor? Già abbiamo giocato negli europei, però oggi abbiamo giocato con nuovo sistema e con nuovo allenatore. Se faccio un paragone, cioè cosa vorrebbe dire sul nuovo sistema di Turchia e nuova formazione e nuovo allenatore? Beh, sono due partite diverse, insomma, gli europei era stata una situazione totalmente diversa e quindi oggi era una partita che comunque non aveva grande valore alla fine, quindi hanno potuto provare un sistema che avevano già provato col Portogallo. Però penso che, come ho già detto, insomma, hanno dei giocatori di qualità e al di là del sistema hanno anche un allenatore bravo e credo che possano far bene perché insomma, questi ragazzi qua sono giovani anche loro e possono veramente, penso, puntare poi ad arrivare agli europei del 2024. Quindi
İkisi birbirinden çok farklı maçlar. Birbirleriyle karşılaştırmak zor çünkü her iki maçında senaryosu farklı, hedefler farklı. Bugün bize karşı uygulanan sistem zaten son olarak Portekiz'e aynı şekilde çıkılmıştı, aynı düzen ve sistemle. Bence Türk milli takımı gerçekten çok yetenekli ve aynı zamanda genç oyunculara sahip ki bu çok önemli. Çünkü hem öğrenme açılarından hem de geliştirme açılarından önlerinin çok açık olduğunu düşünüyorum. La ultima domanda, Tomaselli, prego. Buonasera Roberto di TV, hai detto comprensibilmente che i rimpianti dureranno fino a dicembre. Volevo chiederti qual è il rimpianto maggiore e se hai qualcosa di cui riproverarti in qualche modo nella gestione degli ultimi mesi della nazionale. Ma non lo so, dovrei andare a rivedere tutto. Quando le cose non vanno bene, sicuramente qualcosa che non è andato c'è, ma a volte insomma forse si poteva fare fin lì e non si poteva andare oltre perché non c'erano altre alternative. Quindi io credo che noi nei mesi che sono andati da settembre a marzo abbiamo avuto una marea di problemi con i giocatori e nella settimana cruciale della Svizzera abbiamo rimandato a casa 10 giocatori. Poi l'allenatore è sempre il colpevole di una squadra, è sempre il principale colpevole alla fine, quindi come ho già detto i ragazzi sono stati meravigliosi, quelli che hanno giocato sempre, hanno sempre cercato di fare un buon calcio, purtroppo le cose non sono andate bene e quindi questo bisogna saperlo accettare. Tutti quanti devono accettare questo e capire che il calcio e lo sport è anche fatto di queste cose, che a volte si può perdere e non si deve sempre andare a cercare un colpevole per forza. Quindi questa è la vita che è uguale al calcio. Traduzione e poi chiudiamo. Evet, işler iyi gitmedi. Bu konuda neler söylüyorsunuz son olarak? Zaten sonuçlar iyi gitmediği zaman, kötü sonuçlar geldiği zaman bazı yapılan hatalar vardır. İşler iyi gitmediği anlamına gelir. Baktığımız zaman Eylül'den Mart'a kadar neler gerçekleşti, neler oldu. Tabii ki de çok şey konuşabiliriz ama kaybedince suçlanacak iç kişi hocalardır. Hocalar her zaman hatalıdır. Ben ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum, başardıkları şeylerle gurur duyuyorum. Arrivederci, grazie a tutti. Thank you. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.